Esercizio per i trapezi, tutta la porzione alta, quella che proprio avvolge il collo, la parte tra il collo e la spalla. Sono muscoli che in genere difficilmente vengono allenati dalle donne, è più un muscolo che viene allenato dall'uomo, in sinergia con i deltoidi. Ci sono varie metodiche per allenare il trapezio superiore. In genere bisogna usare carichi abbastanza alti. Se avete fastidi al collo, fate attenzione. È importante fare dopo sempre lo stretching, esercizi mobilizzanti per il collo. Sempre previo riscaldamento e magari dopo aver fatto le spalle, cominci a fare i sollevamenti. Quindi porti le spalle verso il collo, in modo che così l'elevazione, l'elevatore della scapola è il trapezio. Insieme a questo fai le tirate al mento. Per fare questo esercizio fai molta attenzione che il gomito deve andare più su rispetto al peso. Quindi sollevi, riappoggi, deprimi le spalle, perché sennò rischi di portare a un'ipertrofia del trapezio a scapito del rachide cervicale. Quindi sollevi e poi deprimi le spalle. Poi fai anche delle pulsioni extra rotando il manubrio, pulsi, sollevi le spalle, rilasci, pulsi, rilasci, sempre serie da 10. Poi fai le circonduzioni della spalla, proietti la spalla in avanti, in alto, indietro e la deprimi. Rilascia bene il trapezio. Poi, come già vi ho spiegato, l'elevatore del braccio è il deltoide fino ad un certo grado. Oltre quel grado, verso l'alto, metti in moto i muscoli del trapezio. Questo in particolare per chi non vuole allenare il trapezio, quindi tu arrivi col braccio dalla verticale fino all'orizzontale. Invece, a seguire, per dare un ulteriore input al trapezio, sempre con i cariconi alti, vai su e ti riappoggi. Soffi e ti riappoggi. Cercate sempre alla fine di deprimere le spalle, di pulsarle e fare bene esercizi di pulsione del vertex verso l'alto, perché va allenato il trapezio, ma bisogna fare attenzione a non farsi male alla cervicale. Ciao!